Niente ragazzi, le carote non le ho trovate perché può darsi che sono finite, però ho trovato lo zucchino, no? Che uno se lo tiene in bocca così, come se avesse il sigaro. Io lancio questa moda qui oggi, lo zucchino in bocca, quando si parla con TikTok e quando si fanno le live. Voglio vedere se mi seguono, perché siccome ogni giorno la rosa mi fa morire da ridere, ogni giorno arriva qualcuno con una cosa nuova, no? Quella dello zucchino non l'hanno ancora fatta, quindi io ho il mio zucchino, eccolo qua, si può tenere in bocca mentre si parla col TikTok, non dà fastidio, e voglio vedere se lancio una moda anche io. Lo fanno tutti, perché io non devo lanciare una moda? Ecco qua, se lo zucchino lo trovate più grosso è uguale, io ho trovato questo piccolo. Volevo mettere la carota come Bugs Bunny. Bugs Bunny c'ha sempre quella carota. Dove è andato il coniglio? È andato di là con quella carota a bocca che la mastica, però non ce l'ho e quindi masticherò lo zucchino. Comunque, mentre si fa la live, masticare lo zucchino non è reato, e voglio vedere se lancio anche io sta moda di questa live con zucchino, la chiamerò così. Con la banana forse con la banana forse è meglio, però vedi, la banana è un frutto un po' più femminile, lo zucchino può essere anche un frutto maschile, no? Sta più bene, insomma, perché un uomo con una banana in mano sta male, no, eh? Che ne pensi te, Anna? Ce l'hai uno zucchino così che si lancia la moda oggi? Comunque io sento un rumore di un trapano perforante. Secondo me qualcuno che ha perso il neurone che c'ha dentro la testa sta facendo un buco col trapano per vedere se ritrova il neurone che è andato perso. Rocco, non donate con la banana. Comunque ognuno dona come gli pare. Io sono un donatore d'affetto, sono un donatore di amicizia, sono un donatore di energia positiva, un po' anche di prana, perché ho le mani bollenti e fanno passare un po' il dolore, quindi sono un donatore multiplo di parecchie cose, mi piace donare, lo zucchino non ve lo do perché poi dopo lo taglio a fette e me lo mangio io, però lo tengo qui con me perché chi non ha lo zucchino fa la fine del moscerino, quindi viene schiacciato. Se avete lo zucchino bene, se no non potete assolutamente entrare in live su TikTok. Questa è una moda che ho lanciato io, zucchino dell'orto, fresco. Sarà il mio coinquilino che sta cercando di trapanarsi la tempia per vedere se gli c'è rimasto dentro un neurone, poi con le pinzette lo toglie, lo mette sul tavolo e lo analizza. Però secondo me un neurone gli è rimasto, uno solo. Sarà difficile quando ha fatto il buco trovare il neurone dentro il cervello, perché non è facile, la stanza è grande ma un neurone solo si trova male, eh. Quindi chi non ha lo zucchino fa la fine del moscerino. Vietato fare le live senza lo zucchino. Per chi ha parlato in inglese, Danielis? Io ti ho parlato in turco a te, no? E allora? Se io non ti parlo in turco, te non devi parlare in inglese. Roberto, ben visto, non so se partecipa alla live. Rosa mi sembra che è entrata ora, però c'era anche prima, poi è uscita perché gli scappava dal ride. Ha riso dentro una stanza vuota, poi ha chiuso la porta, ha lasciato le risate lì dentro e ora sta ritornando qui da noi. Secondo me è andata così. Comunque potrebbe essere anche il coinquilino che è giù di sotto nel garage, che sta trapanando la testa delle formiche per rubargli i neuroni, perché lui l'ha finiti, e quindi prende le formiche una alla volta, gli trapana il cervello, con le pinzette cava il neurone, se lo infila. Secondo me una cinquantina di neuroni oggi le farà, se ha parecchie formiche a disposizione. E considerando poi anche il fatto che i neuroni delle formiche sono meno funzionanti dei nostri, però sono sempre migliori di quelli che c'è ora dentro la testa, quindi migliorerà sicuramente come intelligenza. Che dici, Anna? Beh ragazzi, io ero entrato per darvi il buon appetito a tutti quanti, e non è bello al mattino se non ti presenti con lo zucchino. Io mi sono presentato con lo zucchino, quindi è bello il mattino. Oppure uno potrebbe dire anche: tu bene, non mangerai se lo zucchino non ce l'hai. Io lo zucchino ce l'ho, quindi mangerò bene. Ci si potrebbe fare tante rime, eh. Non arriverai a fine settimana se non hai lo zucchino o la banana. Anche questo qui potrebbe essere un detto cinese, no? Che vi devo dire ragazzi, io fra un po' vado alla pappatoia. Voi avete già pappato, state pappando oppure andrete a pappare? Secondo me andrete a pappare.
siete ancora in procinto di preparare la situazione. Poi c'è anche quell'altro detto, quello che dice: si ingrassa pochino se mangi con in mano lo zucchino, perché c'hai la mano sola, mangi di meno e non ingrassi, no? Se ne può di tante con lo zucchino, eh. Se entri nel pullman con lo zucchino, l'autista guida più pianino, quindi va più piano e ci sono meno scosse. Senti come si trapana la testa delle formiche, il mio amico? Sta cercando neuroni perché i suoi sono finiti. E ora tutti gli insetti che trova gli trapana il cervello, gli succhia i neuroni e se li inserisce nel suo. Secondo me capisce pochino perché non ha mangiato lo zucchino. Te lo dico io perché. Perché qui dentro ci stanno delle vitamine, si chiamano così, che fanno bene al cervello. Non ho capito che vitamine ho detto, però so che fanno bene al cervello. Chi è? Alexa, sei te? Alexa? Sei morta? Non penso proprio. Ah, non sei morta? Ah no, scusa, pensavo che eri morta. Alexa, volume 6? Non penso proprio. Non pensi proprio? Cioè non te ne frega proprio, non te ne può fregare di meno. Alexa, lo vuoi uno zucchino? Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. La zucchina, un zucchino è una specie di pianta appartenente alla famiglia Cucurbitaceae, i cui frutti sono utilizzati in... Alexa, stop! Allora ha detto che lo zucchino appartiene alla famiglia degli ortaggi Cucuzzicapei. Ora non lo so se è cinese, africano, se è Mazubishi. Comunque è una lingua strana. Alexa ha detto che questo appartiene alla famiglia dello Zucupicatei, che non so se mangiano la zuppa con questo perché erano chiamati così. Potevano chiamarlo zucchino, no? Come si chiamano in Toscana? Lo zucchino dell'orto. Comunque Alexa ne sa una più del diavolo, eh. Qualsiasi cosa gli chiedi, lei c'ha sempre la risposta. Alexa, chi è che fa tutto sto rumore? Mi dispiace, non ho ancora avuto il piacere di fare la sua conoscenza. Ha detto, mi dispiace, non ho avuto ancora il piacere di fare la sua conoscenza. Ti presenterò questo signore che fa tutto sto rumore. In questo momento sta cercando, Alexa, sta cercando i neuroni col trapano nella testa delle formiche, perché se le vuole iniettare nel suo, nella sua capoccia vuota. Buon appetito a tutti, ragazzi! Il cartello ce l'ho qui, Vedete? L'hanno fatto tutti, l'avevo fatto anch'io. È anche bellino, è scritto al contrario. Perché se non lo scrivete al contrario, nello schermo si legge all'indietro, come l'Azanalubma. E io tutte le volte dico, ma che è sta Azanalubma? Azanalubma è l'ambulanza, è che l'hanno scritta al contrario. Perché si vede che erano branati. Perché ci hanno scritto Azanalubma? Non capisco che è, vedo arrivare sta macchina con questa scritta e dico, ma che è sta roba? Poi mi dicono, ah ma guarda che te la scritta la devi guardare dentro un'automobile con lo specchietto. Ah, io per vedere che macchina è devo entrare dentro un'automobile, guardarla con lo specchietto e vedo che invece che Azanalubma c'è scritto ambulanza. Bene, dai, io metto via lo zucchino, che mi è servito a pochino e che con lo zucchino in mano si mangia di meno, perché questo è dietetico. Sapete perché si dimagrisce? Se mangiate con lo zucchino in mano, cioè avete una mano sola, quindi mangiate di meno e più piano e non ingrassate, semplicemente perché con una mano sola si ingrassa di meno, perché non potete ingozzarvi bene come deve essere, insomma. Quindi potrebbe essere anche un sistema per dimagrire questo, lo zucchino dimagrente. Bene, vi saluto a tutti, buon pranzo. Ricordatevi che chi non ha lo zucchino mi piace pochino, quindi bisogna che ce l'avete tutti quanti, per forza. E ci si vede dopo pranzo per qualsiasi cosa, se avete bisogno sapete dove trovarmi. Sentite che sa un po' di vuoto, però dentro è pieno, l'ho guardato prima. Ci si vede più tardi, ragazzi, un abbraccio, buon pranzo, buon tutto e mi raccomando, non mangiate gli insetti, mangiate il grano, mangiate la biada, il fieno, le vitabbie, mangiate i petali delle rose che sono buoni, fritti, l'ho mangiati, ma non mangiate gli insetti. Dai via, ce ne sono talmente pochi. Vi saluto, a più tardi. Come si fa a spingere sto... Alexa, come si spinge TikTok? Tradotto da distraxi.com. Se il tuo genitore o tutore ha abilitato la modalità con restrizioni sul tuo account TikTok, dovrai chiedere loro il codice di accesso per disattivarlo. Porca miseria, ma che hai studiato a Oxford, Alexa? Alexa, dove hai studiato te? Mi dispiace, non lo so. Per me a Cambridge. Perché sai troppe cose. Ciao Alexa, ciao anche a voi ragazzi.